Bene, allora, oggi cominciamo a vedere alcune cose non di volo in generale, ma specifiche per la regata, cose che qualcuno di voi probabilmente ha già visto quando è venuto per l'incontro che abbiamo fatto. I ruoli sono quelli che in un qualche modo conoscete già. Poi sarà una cosa un po' diversa rispetto al corso di patente nautica che potete aver fatto sulle barche, però ovviamente i ruoli quelli sono, quindi non è che c'è niente di nuovo. Ovviamente bisogna imparare ad essere un pochino più autonomi nei movimenti, negli spostamenti, nelle regolazioni e in tutto quello che riguarda appunto la vostra presenza a bordo. E poi vedremo alcune linee guida relative appunto a come ci si comporta, a quello che dovremo fare durante le regate, cosa comporta fare una regata, a livello di materialmente lavori da fare prima della regata, durante e anche dopo. Ok? Ripeto, qualcuno di voi queste cose probabilmente le ha già viste quando abbiamo fatto l'altro incontro prima dell'altra regata che abbiamo fatto, quindi potrebbero essere ripetitive, però insomma, in ogni caso le rivediamo e cerchiamo di tirarci fuori una quadra. Allora, parlando di ruoli, questo qua è un tipico esempio di una barca, ovviamente non la barca, la tipologia di barca che usiamo noi, ma una barca tipo quelle che si utilizzavano una volta per l'America's Cup, quindi un monoscafo piuttosto grande perché credo superasse i 24 metri. Comunque, a prescindere da lunghezza e dimensione, vedete che ci sono diverse persone a bordo, un totale di 17 persone, ognuno con un suo ruolo specifico. Okay? A bordo bisogna imparare che ciascuno ha una sua funzione e bisogna imparare che ciascuno deve occuparsi solo della sua funzione. Ci saranno occasioni in cui qualcuno a bordo, il tattico piuttosto che un istruttore o piuttosto che un insegnante, insomma, qualcuno che guiderà tutti noi nei nostri vari passaggi. Però diciamo che in linea di massima ognuno ha il suo compito e ognuno deve preoccuparsi del suo compito. Questo non vuol dire fregarsene di quello che fanno gli altri, anzi tutt'altro. Il lavoro più importante in barca, il lavoro più difficile è lavorare assieme agli altri e cercare di fare le cose con una certa armonia, sincronizzazione, comunque cercarle di fare bene insieme agli altri. Però ognuno deve pensare al suo, quindi chi si occupa del fiocco non deve ovviamente cominciare a guardare la randa e dare consigli al randista. Deve guardare la randa per capire come è regolata la randa e di conseguenza capire anche come potrebbe essere regolato il fiocco, ok? Però non deve ovviamente dire al randista: guarda, cazza la randa perché io sto facendo questa cosa. Cioè, ognuno deve limitarsi alla sua competenza. Poi si può parlare, si può discutere e dire: beh, io farei questo, farei quest'altro. Siamo comunque sempre nell'ottica della scuola, nell'ottica di imparare, non nell'ottica di professionisti che arrivano in barca, fanno la regata e la vincono, magari, ok? Però insomma, abituarsi ad avere un certo atteggiamento è sicuramente importante. Ovviamente tutti questi ruoli noi non li possiamo ricoprire, perché la barca, per forza di cose, porta 10 persone al massimo, non ne porta di più. Quindi alcuni di questi dovremmo in un qualche modo eliminarli, o comunque accorparli all'interno di altri. Però, giusto per capire che all'interno di durante una regata in un equipaggio i ruoli sono appunto diversi e possono essere anche parecchi, più di quelli che siamo abituati a vedere durante una normale lezione, ad esempio, di patente nautica. Allora, qua sono elencati in ordine da 1, in questo caso a 17, tenendo però presente che è un ordine puramente di diciamo apparizione da prua verso poppa, non c'è un ordine di importanza, ok? Una cosa che dobbiamo imparare assolutamente è che a bordo non c'è un ruolo più importante dell'altro. Il timoniere, per quanto possa sembrare un ruolo importante, un ruolo fondamentale, eccetera, e sicuramente in un qualche modo lo è, non è sicuramente il ruolo più importante a bordo, perché il timoniere può timonare finché vuole, bene. Però se chi regola il fiocco non è altrettanto bravo e chi regola la randa non è altrettanto bravo, la barca comunque non si muove,
Ok? Chi è venuto quest'ultima regata dove c'era poco vento, dove la situazione non era esattamente facile, se ne è sicuramente reso conto. La randa, se non veniva regolata bene in ogni momento, dava dei problemi. Il fiocco, se non veniva regolato bene in relazione alla randa, no, dava dei problemi. Durante le virate, quando ci scappava il fiocco cazzato eccessivamente, la barca sentivate che non si muoveva, ok? Questo problema non c'era nel momento in cui invece il fiocco veniva regolato perfettamente a dovere. Quindi sfatiamo il mito del timoniere come il ruolo più importante, però bisogna sfatare il mito anche del randista come ruolo più importante, ok? Del tattico come ruolo più importante, perché anche il tattico che abbiamo avuto l'anno scorso a bordo, che abbiamo avuto questa domenica nella persona di Stefano, se è bravo, può essere bravo finché vuole, ma se quello che lui chiede all'equipaggio di fare non è fatto in maniera corretta, ma è fatto in maniera sbagliata, specialmente in condizioni come quelle di domenica, dove il vento era quello che era, quindi ogni minimo errore poteva effettivamente fermare la barca. Allora diventa un problema, quindi non esistono a bordo i fenomeni, dove per fenomeni si intendono persone particolarmente brave che ti fanno vincere, ok? Esiste una cooperazione tra tutti e noi dobbiamo imparare a cooperare tra tutti noi. Allora, cominciamo a vedere un attimino quelli che sono i ruoli che abbiamo elencato qua. Allora, i primi tre sono persone che stanno a prua. Prodiera, aiuto prodiera, addetto all'albero. Allora, sono fondamentalmente queste persone qui. Il prodiere, poi lo vediamo, è la persona che a prua si occupa di, diciamo, gestire la prua, quindi gestire quello che deve essere fatto a prua. Potremmo dire che è il comandante a prua, in un qualche modo. Aiuto prodiera, addetto all'albero, poi li vediamo, nel senso che sono semplicemente persone che aiutano a fare a prua quello che serve, quindi gestiscono le vele di prua, l'issata e l'ammainata. Noi in linea di massima non issiamo e non ammainiamo, ma ruliamo il fiocco, abbiamo rulla fiocco. Però quando gestiremo anche l'issata e l'ammainata, i prodieri e gli aiuti del prodiere si occupano di fare questo. L'addetto all'albero è la persona che all'albero issa le vele, issa la randa, issa il fiocco. Non è l'uomo in pozzetto che lo fa, ok? Per una questione molto semplice, l'uomo all'albero che issa è quello che si rende conto se c'è qualche problema durante l'issata, se la vela si è incattivita da qualche parte, ok? Mentre invece se lo facciamo dal pozzetto con l'ince, ovviamente cazziamo, 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 non ci rendiamo conto se la vela sta sforzando in un qualche modo e allora diventa un problema perché rischiamo di fare dei danni. Pozzetto, aiuto pozzetto, grinder sinistro, grinder destro, li abbiamo eliminati, nel senso che non possiamo permetterci di averli per questioni di spazio. Grinder sinistro e grinder destro di che cosa si occupano? In realtà non li abbiamo esattamente eliminati, ma li abbiamo uniti assieme ai tailor, perché in linea di massima su un equipaggio di questo tipo i tailor sono quelli che hanno la forza bruta per cazzare la vela, ok? In questo caso la vela di prua. I grinder sono quelli che fanno generalmente la regolazione di fino, ok? Siccome noi non possiamo permetterci di avere quattro persone per la prua, per la vela di prua, ne abbiamo due che fanno tutto, dal lavoro di forza fino al lavoro appunto di fino. Lo stesso potremmo dire per il grinder della randa e il randista, anche lì non abbiamo quello che cazza la randa come se non ci fosse un domani e quello che fa le regolazioni fini, c'è una persona che fa esattamente tutti i due tipi di regolazione. E il randista, su Scheid, che è la barca che utilizzeremo, è una persona che si fa un mazzo grandissimo, perché quel tipo di barca con quel tipo di randa effettivamente comporta un lavoro abbastanza importante. Il drizzista, chiamato anche centrale, è una persona che è più o meno collocata in questa posizione, in pozzetto, e praticamente in piedi all'interno del tambuccio, per quanto riguarda Scheid, usa tutti gli stopper e usa tutte le drizze, o scotte, a seconda delle cime che vengono richiamate in pozzetto, ok? Quindi ha un ruolo molto importante. Anche qua sembra che il centrale, perché non fa un lavoro fisico,
un lavoro importante dal punto di vista fisico sia uno che non fa niente. Quindi se uno fa il centrale è uno che è stato relegato a fare un lavoro di importanza secondaria. Non è assolutamente così, perché è quello che è fondamentale in molti passaggi. Li vedremo, specialmente per quanto riguarda le issate, le ammainate dello SPI, le strambate con lo SPI, è quello che si occupa assieme ai prodieri di issare le vele, di dare una mano ai prodieri a issare le vele. Quindi se il drizzista, il centrale, non è concentrato, non è consapevole, si rischia di provocare dei problemi con la prua. Si rischia di provocare dei problemi col pozzetto, perché comunque deve gestire anche altre cose, quindi insomma è un lavoro assolutamente importante. Il randista chiaramente l'ha detto la randa, il timoniere anche lui è addetto al timone, il tattico è quello che prende le decisioni. Non sempre le avremo. Nella prima regata che abbiamo fatto quest'anno avevamo come tattico Gianni, perché era centrale. Però siccome in quel caso il centrale faceva non tantissimo proprio perché non avevamo una situazione per cui era richiesto lavoro da parte del centrale se non qualche regolazione sulla base della randa o sulla drizza della randa, ma non abbiamo usato lo SPI, non abbiamo usato il tangone, cosa che poi vedremo. Però, e quindi siccome era particolarmente, diciamo, scarico di lavoro, ha fatto un po' anche di tattica, ok? Quindi fare tattica cosa vuol dire? Vuol dire non avere la necessità di essere concentrati su una cosa che stiamo facendo a bordo. Quindi, per esempio, il timoniere difficilmente può essere un buon tattico, secondo me. Io non sono un buon tattico, perché pur facendo il timoniere, comunque non ho l'esperienza di guardare l'index, guardare la rotta, guardare le altre barche e capire che cosa fanno, capire dove c'è vento, dove non c'è vento, ok? Il tattico questo deve fare, deve esaminare la situazione, ok? Capire come si comportano le altre barche, perché guardando, osservando le altre barche si capisce se stanno finendo in un buco di vento, se al contrario stanno finendo in un'area dove c'è più vento, dove c'è vento sufficiente, ok? Quindi osservando le altre barche, osservando la situazione del mare, le nuvole, insomma tutto quello che può concorrere a determinare dove è meglio dirigersi, il tattico appunto deve guardare queste cose. E quando il tattico decide adesso viriamo, bisogna virare, ok? Non ci sono discussioni ammissibili, perché magari la virata deve essere una virata fatta per evitare un impatto con una barca, che magari il tattico riesce a vedere e il timoniere no, perché il timoniere è sottovento, è coperto dalle vele. Quindi un'altra cosa importantissima è non discutere. Il tattico o chi assume il ruolo temporaneamente di tattico in quel momento, può essere il timoniere, può essere il centrale, quello che è, il randista, quello che è, dice viriamo, ovviamente chi ha il ruolo importante, decisionale, lo stabiliamo prima. Ragazzi, oggi non c'è il tattico, ci penso io. Oppure non c'è il tattico, c'è Gianni, ci pensa Gianni, ok? Quindi non è che ognuno poi si mette a fare il tattico, perché sennò non Quando finiamo più, c'è il ok? tattico, infatti, Quando c'è il tattico, e il tattico, per esempio, c'è Stefano, per non fare nomi, quando Stefano è a bordo, Stefano fa il tattico. Ci aiuta a regolare le vele, ci spiega come regolare le vele, però quando lui dice viriamo, viriamo. Non è che ci chiediamo, ma forse no, io aspetterei, ok? A meno che non sia lui a dire ragazzi cosa facciamo, a volte può capitare perché può essere occasione anche quella lì di confronto, no? Però non è tutto soggetto a discussione, eccetera, perché ripeto, in alcuni casi potrebbe essere necessario dover fare le cose rapidamente, anche per evitare appunto scontri impatti con altre barche che all'armatore potrebbero non essere particolarmente gradite. Ovviamente navigatore ospite, che il navigatore avrà un po' un ruolo tipo il tattico, in questo caso il tattico quando sarà farà da tattico e da navigatore, l'ospite non ce l'abbiamo, perché l'ospite è uno che sta a bordo, non può dire e fare nulla, e noi non possiamo permetterci di avere qualcuno a bordo che non dice e che non fa niente, ok? Che non dice anche, ma che non fa niente, assolutamente no. Cerchiamo di vedere un attimino nel dettaglio più o meno anche quali sono i ruoli e dove si posizionano a bordo soprattutto. Perché avendo una barca piccola, relativamente piccola perché sono sempre 11 metri, comunque la posizione a bordo è importante. E non interferire con chi mi sta vicino,
è ancora più importante. Chi è venuto alla prima esperienza che abbiamo fatto, dove eravamo, se non ricordo male, in 9, vi sarete resi conto che effettivamente si rischia di essere un po' strettini. Qualcuno è venuto anche sulla barca quando eravamo in 10, effettivamente si è un po' strettini. Ecco, la regata in 10 mi viene da dire che sarà difficile farla. In 9 potrebbe succedere, questo weekend eravamo in 9, oltre i 9 si fa effettivamente un po' fatica. Allora, come vedete qua c'è scritto il podere generalmente forte e acrobatico, poi queste sono ovviamente descrizioni di massima, ok? Non deve essere Yuri Keiki il podere, però deve essere uno che ha sicuramente idea di quello che c'è da fare. Deve avere una certa forza perché bisogna manovrare a prua il tangone, che ha un certo peso, ok? Noi non abbiamo un tangone in carbonio, quindi comunque è particolarmente impegnativo. Deve occuparsi appunto di collegare le scotte e le drizze, e ogni volta che si fa un'operazione con, in questo caso lo spi, quindi ogni strambata, oppure quando si alza il tangone o lo si abbassa, il prodiere è la persona che a prua se ne deve occupare, assieme al centrale. Ok? Quindi è un lavoro assolutamente importante. Generalmente lo svolgono la Valeria e Angelo. Quando ci sono tutti e due, stanno tutti e due a prua. Quando c'è uno dei due e basta, ovviamente ce n'è uno accompagnato da qualcun altro. In questo caso noi dovremo trovare qualcuno che a prua stia assieme a loro per aiutarli o per prendere il loro posto se loro non ci sono, perché se non c'è né Angelo né Valeria, qualcuno lo deve fare quel mestiere lì, no? Un altro ruolo importantissimo che ha il prodiere è quello di guardare durante la fase di partenza le altre barche per capire gli ingaggi, cioè per capire se possiamo virare in libertà oppure no, per capire le distanze rispetto alla linea di partenza. Quindi deve avere anche dell'occhio e capire se stiamo arrivando troppo veloci e rischiamo di partire in anticipo, avendo quindi una penalità, o se invece siamo lenti e quindi abbiamo bisogno di accelerare, se si può accelerare, e arrivare in tempo. Okay? Quindi il prodiere in questo caso lavora Quindi con il diciamo che è timoniere. anche una bella rombola, perché deve essere sbagliato il Beh, pilota in realtà che... fa dei gesti e con i gesti si capisce, perché se c'è vento può urlare finché vuole, ma non ci si sente. E la posizione è quella lì che vedete del pallino rosso, ok? Questi sono alcuni esempi, ovviamente noi non arriviamo a questi livelli, non vogliamo arrivare a questi livelli, ma su alcune barche, specialmente molto competitive, potrebbe essere necessaria. Okay? Sulla nostra no, quindi chi farà il prodiere stia pure tranquillo che non c'è bisogno. Aiuto prodiere e addetto all'albero stanno appena più indietro, generalmente accanto all'albero. La sagoma che vedete là sulla destra è quella della barca, ok? Quindi quella lì è Shide, un pochino diversa, però fondamentalmente la barca è quella. Appena davanti all'albero, perché ovviamente ogni volta che devono aiutare il prodiere nel suo lavoro, lo fanno da quella posizione. Poi potrebbe essere necessario spostarsi, muoversi all'interno sempre muoversi all'interno della prua, però insomma generalmente la loro posizione è quella, sono quelli che aiutano a ammainare le vele, ok? Nel caso per esempio dell'ammainata dello spi, uno dei prodieri, l'aiuto prodiere, l'addetto all'albero, viene addirittura in pozzetto a prendere la vela e portarla giù nel cambuccio, ok? Oppure stanno di sotto a filare lo spi, vedremo cosa vuol dire filare lo spi, quindi comunque hanno una serie di incarichi. Vedete, qua c'è uno che va su, vabbè, potrebbe essere il prodiere, potrebbe essere anche qualcun altro, non è detto, insomma. Comunque vedete che ci sono persone a prua che si occupano di fare cose. I grinder, okay, che sono fondamentalmente in quella posizione, si occupano appunto di cazzare le cime relative alla vela di prua, in questo caso, quindi al fiocco o allo spi, perché i tail e i grinder che ovviamente usiamo raggruppati in un'unica figura, si occupano di gestire tutte le vele di prua, quindi sia il Genova, il fiocco, la vela che usiamo abitualmente, sia lo spinnaker. Hanno un po' di forza bruta, quindi può essere che in alcuni casi siano
persone con delle braccia incredibili. I tenor e i trimmer, che sono la stessa persona, ovviamente fanno un'ulteriore regolazione che è quella di fino. In questo caso, chi fa il tenor fa tutto, quindi lavoro di forza bruta e regolazione di fino. La cosa importante è che i due tenor si parlino, ok? Un tenor aiuta l'altro. L'abbiamo visto questo weekend a bordo e sia tu che Mario l'avete fatto benissimo perché vi aiutavate a vicenda. Allora, sapete tutti come funziona la virata, no? Pronti a virare, viro, passafiocco, e a quel punto c'è un tenor che comincia a cazzare, ok? Però cazza a mano subito, perché è così che si fa. Quando non ce la fa più, a differenza del corso di patente nautica che abbiamo visto, non sta lì a strozzare, mettere in self-tailing, no, perché l'altro tenor parte. Dopo che ha lascato tutto quello che deve lascare, parte, prende la manetta, la infila e comincia a cazzare con la manetta, intanto che l'altro tenor tiene tesa la cima, la scotta. Quando si è terminato, no, quando si è terminato, perché il tempo in cui strozzate, eccetera, è tempo perso, ok? Quindi, quando avete terminato di cazzare tutto quello che c'è da cazzare, solo allora si strozza e si passa alla regolazione di fino. Ok? Facciamo così perché, soprattutto, non essendo dei giocatori di rugby, evitiamo anche di farci venire due braccia così dopo i primi 10 minuti, no? Quindi cerchiamo un attimino di rendere tutto un po' più semplice. Ok? Quindi questa dinamica è assolutamente importante. Quindi aiutarsi, parlarsi per capire esattamente quando lascare, quando cazzare. È vero che c'è il timoniere o il tattico, quello che è, che vi urla non più passafiocco, ma urlerà un hop generale per far capire quando mollare, quando lascare tutto. Però aiutatevi parlando e soprattutto aiutandovi con la manetta, cazzando e dovendo fare questo tipo di lavoro. Brizzista centrale, o altrimenti chiamato anche pitman, sta esattamente in quella posizione. Ok? Ha il compito di regolare l'issata dello spi, quindi la drizza dello spi, ha il compito di regolare l'alto e il basso per quanto riguarda il tangone, quindi ci sono tutta una serie di manovre a cui deve fare riferimento e che deve controllare. In più, come se non bastasse, deve controllare spesso e volentieri anche il carrello del fiocco, perché magari il tailor è impegnato nella regolazione e non può regolarlo lui direttamente. E in alcuni casi, anzi quasi sempre, deve regolare anche il barber, che è una manovra aggiuntiva che serve per la regolazione dello spi. Vedremo anche questa quando parleremo dello spi e quando lo vedremo il barber, e lo vedremo quando lo faremo in barca, perché insomma spiegato qua in aula diventa complicato e poi soprattutto inutilmente astruso, mentre invece visto in barca è proprio più immediato. Okay? Quindi il centrale ha un ruolo di grandissima responsabilità. Forse fisicamente non troppo evidente come magari è il lavoro dei tailor, però sicuramente è un lavoro importantissimo. Okay? Quindi anche questa è una cosa che dovrete, qualcuno di voi dovrà in un qualche modo approfondire. Anche qua abbiamo qualche esempio, giusto per capire. Il randista, ecco, il randista. Avete visto, chi di voi è stato su Scialde avrà sicuramente notato che ci sono queste due panchette con il trasto di randa più o meno in questa posizione, ok? Il randista si muove in questo corridoio. Questo è il corridoio del randista. In quel corridoio, di fatto, il randista si muove avanti e indietro, o meglio dire da sopravvento, sottovento e viceversa, a seconda di quello che gli serve, anche se preferibilmente tende a stare sopravvento. Ok? I tailor dovrebbero cercare di non interferire con il randista che si deve spostare da un lato all'altro. Ok? E il lavoro del randista, insomma, lo sapete tutti, è quello che assieme al timoniere fa fondamentalmente muovere la barca, fa andare la barca, perché comunque la randa assume un ruolo importantissimo. Ok? Soprattutto il randista deve essere attentissimo sulle raffiche. Perché quando arrivano le raffiche, il randista dovrà lascare. Ok? Sotto raffica il randista lasca appena per tenere la barca un po' più dritta,
un po' più stabile e per evitare che parta in straorza. È assolutamente importante, poi fondamentale nelle strambate, quando deve portare la randa al centro e la scarla subito dopo, per evitare che la barca, anche in questo caso, parta in straorza. Quindi, insomma, è un ruolo assolutamente importante. Soprattutto è particolarmente faticoso, quindi le donne magari fanno un po' fatica, specialmente se c'è un po' di vento. Però ciò non toglie che chi vuole provare può comunque cimentarsi. È però un lavoro abbastanza, diciamo, fisico. In questo caso la randista lo vedete qui, ok? E qua, lo vedete qua, poveraccio che sta cercando di usare. Il timoniere sta dietro al timone, ok? E ha il compito di gestire le virate, gestire le strambate, facendo in modo che la barca continui ad andare dove deve andare. Insomma, fondamentalmente il compito del timoniere è tenere una rotta. Beh, allora diciamo che il tattico può decidere di partire da un lato o dall'altro del campo di regata. Quando vedremo le partenze ne parleremo più nel dettaglio. Quindi il tattico ti dice: guarda, parti in barca giuria, e il timoniere deve cercare di portare la barca in barca giuria nel momento della partenza. Oppure il tattico decide che è meglio partire dall'altra parte, come è stato questo weekend. Quindi si parte sulla boa, non sulla barca, e il timoniere deve cercare di partire sulla boa. Il tattico sta lì dietro, difficilmente fa qualcosa fisicamente sulla barca, poi può succedere, però generalmente il tattico è quello che, come vi dicevo, deve guardare la situazione e cercare di capire come comportarsi. Questo è un fattore importantissimo. Il tattico, anche se lo farà, ma non deve essere quello che vi dice come regolare le vele. Teoricamente, voi dovreste diventare autonomi nella regolazione del fiocco, autonomi nella regolazione della randa, autonomi nel portare la barca col timone, ok? Autonomi nella regolazione dello spi, perché il compito del tattico non è guardare l'equipaggio, è guardare le altre barche, guardare il campo di regata, guardare la situazione. Se il tattico si perde a guardare voi che non fate casini, noi che non facciamo casini, meglio dire, perché anch'io faccio la mia parte di casini quando mi ci metto, allora il tattico non può fare il suo mestiere. Quindi il tattico non è l'insegnante che mi segue, anche se poi alla fine è quello per noi, ok? Cercare di sforzarci in modo da essere il più autonomi possibile, in modo tale che quando abbiamo il tattico a bordo, lui possa fare il tattico e possa dire: vira, stramba, oppure poggia un po' di più perché dobbiamo prendere un po' più di velocità, ok? Ma che non vi debba dire come si fa la virata, che non vi debba dire come si fa la strambata. Quindi tu adesso prendi il braccio, tu prendi la scotta, termini che probabilmente per ora sono abbastanza astiosi, però li impareremo. Quindi noi cercheremo di renderci autonomi tecnicamente su come si fanno le cose. Il tattico ci aiuterà a fare in modo che tutte le cose che dovremmo fare bene tecnicamente, ovviamente, siano finalizzate a un buon risultato durante la regata. Ok? Poi ci sarà anche modo di capire con chi verrà ad aiutarci, e loro diranno: allora, perché abbiamo fatto quella virata in quella posizione, che io invece sarei andato, avrei poggiato e sarei passato dietro alla barca che stava arrivando? A me è capitato di farlo. All'inizio uno non sa esattamente perché si fa una cosa o se ne fa un'altra, e fa le domande. Però magari le facciamo quando c'è il momento di fare queste domande. Okay? Durante la regata a volte può esserci l'occasione, specialmente come era l'ultima volta, una regata costiera, quindi lunga, poi piuttosto rilassata perché c'era poco vento. In una regata a bastone, quando vedrete che come è fatta una regata a bastone, quindi molto rapida, molto concitata, non c'è tanto tempo per le spiegazioni vengono dopo, ok?